37 le casette tipiche che saranno allestite lungo la via principale e la piazza per la 19esima edizione di È Natale a Monbaroccio, all'interno delle quali ci saranno espositori provenienti da tutta Italia. Il suggestivo borgo medievale si prepara anche quest'anno a una magica atmosfera natalizia, impreziosita da tipicità locali, unito al panorama mozzafiato e alle opere realizzate a mano dagli artigiani locali. Nella giornata inaugurale di sabato 23 novembre prenderà il via anche il laboratorio curato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero di Pesaro all'interno della pasticceria di Babbo Natale. È una grande emozione anche sapere che sabato pomeriggio alle 15.30 all'inaugurazione ci sarà il nostro presidente nazionale delle Pro Loco Nino La Spina a tagliare il nastro. È un evento che da anni, da 19 anni, è sempre andato in crescita. Abbiamo cercato di migliorare su quello che è la sicurezza, il piano di sicurezza e anche l'accoglienza turistica. La manifestazione interesserà, oltre al weekend del 23-24 novembre, anche quello del 30-1 dicembre fino all'Immacolata. Il castello sarà illuminato e presenterà diversi eventi di arte e cultura con musiche, luci, colori e tante attrattive. La caratteristica e i punti di forza di questo mercatino è Natale a Monbaroccio sono le scenografie ambientate all'interno del borgo, con degli spazi dove appunto i privati ce lo offrono gratuitamente, paesaggio invernale, case di Babbo Natale, villaggio montano, il ghiacciaio, la casa di Babbo Natale, la pasticceria di Babbo Natale. E Natale a Monbaroccio riserva anche una particolare attenzione dedicata ai più piccoli. Vi invitiamo tutti a questa 19esima edizione, vi aspettiamo il giorno dell'inaugurazione e cui ci sarà la presenza e la musica di Luca Vagnini, tanti nuovi eventi anche per i bambini che potranno fare un giro con i pony e potranno vedere gli spettacoli all'interno del teatro, spettacoli di St. Art, cabaret e poi vi ricordiamo la cena con Babbo Natale. Tutto il programma è consultabile sul sito Natale a Monbaroccio sulla nostra pagina Facebook.